Quando uno ci chiede come stai, si dice sempre tutto bene, grazie, oppure sto bene. Poi se ci si pensa un attimo, non è esattamente così. Li trovo ancora così inquieti i nostri figli. E a casa tutti bene per me rappresenta proprio questo. Questo film va a raccontare quello che non è esattamente così, o che drammaticamente non è così. L'appuntamento emotivo di tutti, tanto sempre lì, è quando hai a che fare con la famiglia. Ti vedono come la scheggia impazzita a casa. Non mi vedono da anni. E la famiglia è il posto da cui tutti quanti noi veniamo, il posto da cui vogliamo scappare, dove pensi di essere capito, dove a volte scopri magari di non esserlo più. È proprio nella famiglia, ovvero le persone che ti vogliono davvero bene e che accettano anche il peggio di te, che esce il peggio di te. Come in questo caso, a volte tutto questo scoppia e esce fuori la verità. Io sono cresciuto orfano, a me la famiglia mi sta sul cazzo! Ma te questa cosa proprio non ti va giù, io voglio che siamo solo tutti felici, porca puttana! Ci sono talmente tante diverse forme affettive ed emotive, credo che non ci sarà neanche una persona che non si identificherà in quello che succede in questo film. Non è successo niente, siamo tutti bene, Sandro! Chi ha voglia di andare al cinema per emozionarsi, penso che questo sia uno dei film che lo può sicuramente fare. Ci siamo tutti noi in questo film, noi, ma non noi gli attori, noi tutti che andiamo al cinema e che abbiamo voglia di ritrovarci in una storia e di immedesimarci. Come inizieremo a fare? Oddio, ti ricordi? Questo assomiglia. Vorrei una vita normale. Io lo consiglio questo film. Lo consiglio davvero. E sono curiosissima io per prima di vederlo. Le vite normali non esistono.